una situazione fortuita, siamo in teatro qui a recitare e quindi si tratta di una grande produzione, di un grande successo del Teatro Stabile di Crotone e quindi di Calabria e quindi uno in qualche maniera si sente, come dire, a casa, no? Si sente come giustamente, però il problema è che ci si incontra sempre fra persone che in qualche maniera sul campo hanno deciso già di fare, cioè nel senso che ci si incontra fra persone che non si trovano, mentre invece, insomma, come dire, ci vorrebbe proprio una situazione nella quale è più facile parlare proprio con chi, come dire, il problema ce l'ha, ma questo è il vostro compito, è il vostro territorio. Il mio compito è quello di raccontarvi un'esperienza personale. Ho avuto modo, per ragioni intuibili, a sperimentare sulla mia pelle una diversità, ecco, ci si sente diversi dagli altri e spesso questa diversità ci viene imputata come una colpa, cioè ci sentiamo diversi e inoltre ci sentiamo anche come se questa diversità fosse colpa nostra, cioè non fosse una cosa che ci è capitata, tutti ci guardano come se un modo diverso di guardare la vita, una lontananza dalla normalità sia colpa nostra, cioè come se tutti ci trattano un po' male perché siamo diversi. A questa diversità spesso si reagisce con siete, perché se no non mi fa parlare. No, no, io lo so, però siccome mi fa sentire, allora se no mi trovo subito a dispetto ecco, siamo a posto, siamo tutti, meno male, grazie. Per cui la tentazione che si ha in questi casi è di provvedere a questo disagio che viene dalla diversità, dal sentirsi diversi dagli altri, provvedendo in maniera alternativa. Di suo non sarebbe un problema se fosse una scelta autonoma e soprattutto se servisse a risolvere il problema. Invece spesso ci si ritrova a essere diversi due volte e condannati anche in maniera molto più plateale. Per cui inoltre ci si ritrova spesso in meccanismi dove, come dire, la dignità di noi stessi è anche un certo calcolo che chi sulla droga ovviamente campa, tutti questi calcoli non prevedono né la nostra dignità né la soluzione dei nostri problemi, ma genericamente un uso delle persone in maniera commerciale, cioè come se qualcuno decidesse di farvi sentire normali all'interno di questo vostro gruppo sociale facendovi mangiare lui a tutta la situazione e farvi diventare dipendenti da un salume o da una mozzarella o da... cioè nessuno di noi sarebbe così stupido da pensare che mangiare mozzarella per tutta la giornata è una cosa che fa bene alla salute oppure che ti rende socialmente più gradevole. Quando invece chiaramente, cioè, buongiorno, cioè abbiamo un altro problema di seduta, probabilmente il Presidente per arrivare, la stavamo aspettando. Ci siamo. Per cui devo dire che quando questa diversità e quando questo comportamento si sviluppa c'è veramente, come dire, da considerare che si è diventati veramente l'ultima ruota del carro, che la propria dignità è stata cancellata definitivamente e che nessuno pensa a noi veramente per darci un'opportunità di risolvere il nostro problema, ma siamo veramente usati nel peggior modo possibile per ottenere nessun effetto, quindi è una specie di spirale a chiudere, una spirale profonda, nera, che non risolve nessun problema e dalla quale molto probabilmente poi alla fine non si viene fuori. Io vi posso dire che essendo uno, diciamo, come dire, considerevolmente stonato di mio, cioè sono, ed è una fortuna qualche volta, drogato di mio, cioè nel senso che sono sempre a uno standard che mi consente di vedere anche la realtà che spesso ci opprime in maniera diversa, ho apprezzato da quando ero ragazzo e da quando ovviamente all'età vostra le proposte che arrivano sono tante, sono spesso
molto divertenti, sembrano delle ipotesi di grande gioco, di grande socialità, di grande divertimento, e non lo sono. Ho imparato invece, come si dice, a sballarmi in un altro modo, cioè nel senso che spesso ricorrere al teatro, ricorrere alla cultura, ricorrere a un'evasione che è una vera evasione, in un mondo che è veramente alternativo, dove ci sono le principesse, dove ci sono i maghi, dove ci sono i cavalieri coraggiosi, dove c'è una quantità di persone che apparentemente sembrano solo di fantasia, ma che invece sono delle persone reali. Entrare in contatto con i grandi autori della letteratura di ogni tempo spesso dà delle risposte a questo disagio, a questa mancanza, che invece sono delle risposte funzionali, sono degli sbagli veri e soprattutto senza controindicazioni, anzi qualche volta aiutano pure veramente a recuperare questo rapporto con il sociale che spesso ci manca. E spesso in questi casi c'è anche un'altra funzione. Qualche volta, quando siamo chiamati a intervenire magari sui nostri amici che diciamo tecnicamente si perdono in questi ambiti, in queste, la tentazione invece è quella di lasciar perdere, cioè di abbandonarli, di dire stai passando un guaio, ma è un guaio tuo, io non c'entro. Mentre invece in questi casi questo disagio qualche volta ci aiuta a essere migliori, perché chi riesce in questi casi a dare una mano, ad aiutare, a essere utile a risolvere una situazione del genere, fa una cosa che vi devo dire, mi è capitata, è assolutamente egoistica, cioè non si risolve solo il problema degli altri, ma ci si ritrova a essere anche migliori individualmente e a migliorare la realtà che ci circonda, per cui non è mai una cosa che si può dire che sia degli altri. È una cosa nostra, è una cosa che ci appartiene, sulla quale non si può essere indifferenti, non si può essere assenti e non si può essere annoiati. Cioè, perché la mancanza di intervento è complicità con tutti quelli che vi usano per costringervi a un mercato, per essere pedine di un rito scandaloso che è quello di uccidervi uno per uno. È bruttissimo da dire, ma appunto pure io ho i figli e pure io credo che non si ritrovino mai in questa situazione, ma credo che farei carte false per spiegargli che non è un buon modo. Ce ne stanno molti altri, sono anche molto più divertenti e sono soprattutto dei sistemi che non portano alla morte, per cui fate una scelta di campo, fate una scelta intelligente, fate una scelta nella quale la vita vostra e la vita dei vostri amici, ai quali ovviamente tenete, siano considerate come sono, cioè importanti. Per cui quando con una certa vigliaccheria si ritiene di non essere parte di questo meccanismo e ci si tira indietro, nessuno vorrebbe avere per amico un vigliacco, un pauroso, nessuno vorrebbe avere un amico che non si occupa di salvarlo nel momento in cui c'è bisogno di aiuto. Per cui spero che siate delle persone migliori in un mondo migliore e che soprattutto abbiate il coraggio, la forza e la capacità di occuparvi attivamente di voi e dei vostri amici. Grazie.